Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. È importante che vi sia un'adeguata preparazione prima dell'inizio dei lavori. Il fratello Siniscalchi raccomanda che il maestro venerabile dia il toccamento a tutti i fratelli, ma noi non la riteniamo una pratica indispensabile. Indispensabile, per contro, è che tutti siano presenti prima dell'inizio dei lavori e che chi è impedito a parteciparvi avverta il maestro venerabile o il fratello segreto in modo che si evitino lunghe attese o l'ingresso in loggia a lavori iniziati, che determina in tutti una diminuzione del tono raggiunto con il rito. Una seconda norma è che i fratelli non portino seco tutti quei problemi della loro vita quotidiana e l'atmosfera degli ambienti profani che sono costretti a frequentare e che è così lontana da quel mondo di pace e di serenità che dovrebbe essere una loggia. E non sembri inutile questa ripetizione di cose ovvie, perché occorre avere ben presente alla mente che non ci si avvia ad effettuare un lavoro che siamo costretti a compiere, ma un'opera che richiede il massimo della nostra attenzione, della nostra concentrazione. Fattori questi che hanno il loro optimum nella distensione totale dell'uomo. L'incensamento inizia quando tutti i membri della loggia hanno preso il loro posto. Dobbiamo precisare, a scanso di equivoci, che l'uso dell'incenso è un'antica pratica pagana che i cristiani adottarono solo a partire dal IV secolo. Essa ha lo scopo di purificare i corpi sottili di ciascun fratello presente e, sotto questo aspetto, la sua azione può essere paragonata a quella di una disinfezione. Scrive il Ledbetter a questo proposito: è desiderabile, nell'interesse dell'opera, che i fratelli abbiano in mente soltanto alcune definite e forti emozioni e pensieri, ma invece di ciò hanno talvolta 40 o 50 piccoli vortici di attività mentale ed emotiva che turbinano tutti in una volta ed ognuno rappresenta qualche piccolo tormento o desiderio. È difficile per una persona fare un'opera valida mentre è presente un tale stato. Se essa cerca di raggiungere una condizione emotiva e mentale migliore, l'incenso gli offre una corrente di forza vibratoria che aiuta a togliersi dallo stato descritto e a produrre calma e fermezza. Ma l'incensamento non ha solo uno scopo purificatorio. L'uso di resine determina particolari effetti stimolanti o favorenti il raggiungimento di particolari stati di ricezione e di coscienza. Sono ben note le corrispondenze planetarie delle resine e quelle dei pianeti con l'essere psicofisico. Ciascuno potrà fare le composizioni più opportune. Noi ci limitiamo a ricordare che l'incenso corrisponde al sole, la mirra alla luna, il mastice al mercurio, il benzoino di Sumatra a Venere, il mastice a Marte, il benzoino del Siam a Giove e lo storace a Saturno. Se vogliamo vivificare il centro intellettivo, potremo usare la seguente miscela: incenso 50% più mastice 50% apprendista. Se vogliamo una vivificazione del centro emozionale, useremo incenso e mirra in parti uguali. Compagno. Mentre per il grado di maestro, centro spirituale, useremo incenso e storace anche qui in parti uguali. La cerimonia di incensamento contenuta nel rituale di apertura può essere sostituita
se non compatibile con i rituali in uso nella comunione, da un analogo bruciamento di resine eseguito dal maestro delle cerimonie prima dell'ingresso dei fratelli nel tempio. La marcia rituale d'ingresso determina la costruzione di una barriera magica di protezione energetica dal mondo esterno. È maggiormente efficiente se i fratelli che la eseguono sono coscienti del lavoro che stanno eseguendo di separazione del profano dal sacro, sia per quanto concerne il luogo ove si apprestano a riunirsi, sia per quanto concerne la loro stessa personalità, onde agevolare il raggiungimento del punto geodetico noto ai figli della vedova. La marcia di uscita, che si effettua in senso antiorario, determina l'abbattimento del cerchio magico costruito all'ingresso e il reinserimento dei componenti della loggia nel mondo profano. Il senso circolare indica un movimento centrifugo di proiezione nella vita di tutti i giorni dell'energia accumulata durante i lavori. Tegolare il tempio significa porlo al coperto, cioè proteggerlo dall'intrusione dei profani. In loggia si pone in atto la tegolatura non perché la massoneria disprezzi o respinga gli uomini, anzi, essa si dichiara al servizio dell'umanità. Ma, come scrive il già citato Ledbetter, dobbiamo tenere la loggia preclusa non solo per preservare i nostri misteri e conservarne la loro regolarità, aggiungiamo, dagli sguardi profani, ma per il fatto che soltanto così potremo osservare la sua influenza pura ed indisturbata. La forma pensiero che deve essere costruita è una cosa che deve essere valutata con cura e graduata con cura, perché è composta da materia, dei nostri mondi emozionali e mentali, dall'energia psichica delle nostre emozioni e dei nostri pensieri. Questa forma pensiero viene costruita, prosegue, per uno scopo definito, e se i profani, le cui menti agiscono in modo diverso, fossero presenti, provocherebbero, anche senza intenzione, un certo attrito e quindi distruggerebbero l'equilibrio e l'efficacia della forma. Non è che ci consideriamo superiori agli altri, ma ci alleniamo in modo preciso, mentre gli altri, in via generale, non perseguono il nostro fine. Se a parte ciò assimiliamo il concetto di loggia a quello di una unità individuale formata da più elementi, allora la tegolatura del tempio deve applicarsi anche al singolo fratello. Vediamo come. Rappresentiamoci un uomo coricato a terra nel tempio. La sua testa è il maestro venerabile. Le braccia, o meglio le mani, sono rispettivamente il fratello segretario e il fratello oratore. Il primo sorvegliante e gli organi sessuali, la forza quindi. Il secondo sorvegliante, il cuore, cioè l'amore, la comprensione. E i copritori, gli arti inferiori, il sostegno, la base di questo uomo ideale. Ed è con questa suggestiva visione che, mentre si procede alla tegolatura del tempio, ciascun fratello dovrà provvedere a quella del tempio interiore, il che, in termini psicologici, significa stabilirsi saldamente nel proprio centro di coscienza, impedendo che in esso penetrino suggestioni, diciamo, profane o dei regni dell'inconscio, mentre lasceremo che i simboli posti in azione dal rito ci compenetrino e vivano in noi. L'ora di apertura dei lavori è il simbolo della nostra maturità psicologica,
Quando il sorvegliante dichiara che è mezzogiorno, egli si rende garante della maturità mentale dei presenti. L'età dell'apprendista è quella che fissa il suo programma di studio, il ternario e le sue implicazioni. Poiché non ci occupiamo del simbolismo in senso stretto, trascureremo di soffermarci ad esso. Del resto, riteniamo che esso sia ben noto. Le tre luci sono rappresentate dalla Bibbia aperta ai primi versetti di Giovanni, dalla squadra e dal compasso. La Bibbia non deve richiamare una religiosità priva di senso e di fondamento, come può essere quella della massa dei fedeli di tutte le religioni, ma richiama quel rilegare, secondo l'etimologia, gli uomini gli uni agli altri e l'umanità al cosmo in una specie di comunione universale che è uno degli scopi della massoneria. Sotto questo aspetto, tutte le discussioni che si fanno su questa luce sono completamente prive del motivo e pertanto inutili. Ma il versetto su cui è aperta e che recita: in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, ha una significazione esoterica ed universale di indiscussa validità, che deve porsi sempre alla presenza di colui che intende lavorare alla costruzione del Tempio, ai diversi livelli della sua significazione. La squadra, simbolo di equilibrio, risultante dall'unione dell'attivo con il passivo, con il suo angolo a 90 gradi, ci richiama in mente la necessità dell'organizzazione del caos, della materia prima che deve avvenire nella loggia, l'azione dell'uomo sulla materia e su se stesso. Il compasso, con le sue diverse possibilità di apertura, è simbolo vario ed interessante di uno strumento che ci permette di misurare, di costruire e di generare, come genera il cerchio, simbolo, per esempio, della totalità dell'essere. La squadra è uno strumento fisso, il compasso mobile. La squadra quindi è passivo, il compasso attivo. La prima simboleggia la materia, il secondo lo spirito. Al grado di apprendista, la squadra è posta sopra il compasso. La materia domina lo spirito. Pensiamo al lavoro che attende l'apprendista perché al terzo grado, quello di maestro, possa vedere l'inversione dei due strumenti di lavoro. Lo spirito dominare la materia. Il simbolismo del cero è ben noto perché qui ci si dilunghi. Sarà sufficiente dire che esso esprime il ternario in tutte le sue applicazioni, l'unità e la differenziazione. Tuttavia, l'uso dei ceri non vuol solo essere simbolico, quindi non ha semplicemente il valore di stimolo psicologico a cui l'individuo reagisce, ma una validità magica che si pone in attività solo se tutti i fratelli presenti seguono la cerimonia aprendosi ai tre tipi dell'energia unica del grande architetto dell'universo che vengono invocati, e cioè alla sapienza, alla bellezza, alla forza. Ma non è una preghiera quella che viene elevata ad una qualsiasi divinità, come l'eleverebbe un mediocre spirito religioso. L'atteggiamento psicologico che il massone deve assumere non deve essere passivo o di attesa, ma positivo, attivo. È o dovrebbe essere un atteggiamento di apertura e di assorbimento. Così come noi possiamo esporci ed assorbire o fuggire i raggi del sole, che comunque sia esiste, così dobbiamo aprirci a queste forze
comunque esistenti e presenti, mediante le quali possiamo rendere l'opera nostra più valida. Abbiamo voluto ricordare alcune fasi e alcuni oggetti in uso nell'apertura dei lavori, non desiderando affatto soffermarci sul loro simbolismo ed impostare un discorso filosofico che può essere bello ed interessante, ma non pratico, perché, oltretutto, il simbolo, per parlare, deve essere introiettato e fatto vivere dal fratello individualmente, in quanto nessuno può fare questo tipo di lavoro per un altro, come nessun medico, prendendo in sostituzione le medicine dei propri pazienti, guarisce questi. Indubbiamente, se l'apertura dei lavori di loggia può essere una bella cerimonia, il suo effettivo valore ed il successo dei lavori che a detta apertura seguono richiedono uno sforzo concentrato sia degli ufficiali sia di tutti gli assistenti, anche se la ripetizione continua delle stesse cose può diminuire l'attenzione che ad esse poniamo e anche l'interesse. Dobbiamo assolutamente e costantemente ricordare che, malgrado le apparenze o le credenze di qualche massone rimasto purtroppo profano, malgrado l'iniziazione ricevuta, andiamo e siamo presenti ai lavori di loggia non per ricevere, ma per dare. E quando il maestro venerabile dà inizio al rituale e dice innanzitutto: «Fratelli, assistetemi ad aprire i lavori», chiede l'assistenza, la partecipazione, la cooperazione di tutti, nessuno escluso, all'opera. Che tutti, senza eccezioni, partecipino con la massima concentrazione mentale, con comprensione e consapevolezza al lavoro costruttivo del tempio che essi, liberamente e spontaneamente, sono venuti a compiere qui con noi.